arrivati finalmente a una nuova ricetta. Oggi vi presento queste crepe senza glutine, veramente veramente semplici da fare e buonissime, perfette sia per colazione che per pranzo o per cena. Quindi vi lascio gli ingredienti e ricetta. Per prepararla ho usato 100 g di farina di ceci più 60 g di farina di riso integrale, 150 ml di latte d'avena e 2 uova. Per prima cosa con un frustino ho mescolato le due farine. Poi ho aggiunto le due uova e infine il latte. Frustiamo per bene con un frustino a mano fin quando non diventerà un composto liscio e omogeneo. Eccolo qui! Poi possiamo preparare le nostre crepe su una padella antiaderente molto calda. Dovranno cuocere per circa 40 secondi, poi una volta girata per pochi altri secondi. Ed infine eccole pronte. Facilissime, senza glutine e senza latticini. Con questa dose ci escono all'incirca 7 crepe non troppo grandi, dipende dalla vostra padella. Visto sono semplicissime, davvero davvero veloci, inoltre ve le potete preparare in anticipo per la colazione, ad esempio prepararle la sera e quindi mangiarle a colazione, sia salate che dolci, perché comunque sono neutre. Io ho usato il latte vegetale, ma voi potete usare benissimo anche il latte vaccino. E niente, io spero che questa video ricetta davvero semplicissima vi sia piaciuta, quindi mi raccomando in quel caso un bel like al video, iscrivetevi al canale per non perdere le ultime novità e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio grande, ciao!